Buongiorno cari amici, eccoci qua con la nostra rassegna stampa di oggi, 26 febbraio 2018. Cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Intercettazioni, così il Ministero cancella il metodo Falcone, uno degli aspetti più ambigui ed insidiosi della nuova disciplina delle intercettazioni introdotta con il decreto legislativo numero 216 del 2017, riguarda la ridefinizione dei rapporti tra pubblico ministero e organi di polizia nella selezione delle conversazioni rilevanti per le indagini. Palermo, troupe di Striscia la Notizia aggredita allo Zen, spari sull'auto. L'inviato della trasmissione Mediaset si trovava nel quartiere popolare per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti. Oggi era andato a raccogliere intervisto chiedendo ai residenti se conoscessero o meno alcuni pusher. È bastato poco per scatenare la reazione del quartiere, che è una delle principali piazze di spaccio della città. Roma, scuole chiuse lunedì per i rischi di neve e forti gelate, ridotti anche i bus. L'ordinanza sindacale riguarda le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. In giro meno automezzi, su strada sono quelli dotati di gomme termiche. Macerata, 19enne investita da un'auto, ma sul corpo ci sono segni di percosso. Il padre è fermato con l'accusa di omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la ragazza pakistana era stata travolta da un'automobile mentre camminava sulla provinciale, ma il magistrato ha ricollegato il suo nome a un caso di maltrattamenti in famiglia. Azkar Taz avrebbe dovuto testimoniare nel processo che vede coinvolto il padre, che era sul posto quando è morta. Lavoravo in una grande ONG, ma ero lontano dai bisogni degli altri, così ho deciso di lasciare tutto. Dopo aver lavorato per l'ONU e una grande associazione internazionale per la tutela dell'infanzia, Angelo Miramonti ha deciso di trasferirsi in Colombia per sperimentare un metodo di teatro partecipativo con ex combattenti che hanno lasciato le armi e con persone che hanno subito per decenni la violenza dei gruppi armati. Con questo è tutto, cari amici, termina qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con le trasmissioni.